Siamo lodati Gesù e Maria. Sia lodato. Bene, questa 22ª domenica è un po' posta dal Signore stesso sotto uno slogan che ci interpella e ci obbliga necessariamente a confrontarci con ciò che ci trasmette la liturgia della parola odierna. Gesù dice: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Con ciò, tenendo presente che i farisei e gli scribi avevano, come dire, allargato, aggiunto molte cose alla legge di Dio, abbiamo sentito nella prima lettura dire Dio per mezzo di Mosè: alla mia legge non si toglie nulla e non si aggiunge nulla, bisogna prenderla così come io l'ho data e non trasformarla in legge umana, in precetti di uomini. Allora è chiaro che la liturgia di oggi ci interpella dicendo: la mia vita a quali valori si ispira? A quali norme? Quelle divine o quelle umane? Cosa è importante per me? Cosa condiziona il mio agire? Per esempio, no? Classica. Faccio attenzione a quello che pensa la gente di me, questa è la prima domanda, d'accordo? O faccio attenzione a quello che Dio pensa di me? Cioè nella mia vita, questo è proprio il cuore della liturgia di questa domenica, cioè io agisco, penso, desidero, Gesù va al cuore, come vedremo adesso tra poco, scelgo in base a cosa? Cosa è che orienta la mia vita? Mi chiedo nelle circostanze comuni, quello che sto facendo piace a Gesù oppure mi ispiro a cosa penseranno gli altri di me oppure mi interessa ciò poi piace a me. Quindi questo è il cuore a cui Gesù tende, no? Trae occasione da questo fatto contingente dicendo: figlioli miei cari, che tu te lavi le mani o non te lavi le mani, che c'hai piatti sporchi e piatti puliti, a Dio non gliene importa niente, né questo può contribuire alla tua qualificazione morale, tu sei puro o sei impuro a seconda di se lavare davanti o no. Gesù dice: attenzione, dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Adesso vedremo con un elenco, adesso lo rileggeremo insieme, un elenco molto puntuale. E già attento, se dal tuo cuore esce questa roba, tu sei impuro, non se ti ispiri a criteri umani nel tuo agire o se fai caso a sciocchezze meramente esteriori. Allora, cosa dice Gesù? Molto breve l'omelia di oggi, adesso approfondiamo quello che ci dice. Che cosa può uscire dal nostro cuore? Ma prima rileggo tutto l'elenco, è bello cospicuo, e poi proviamo parola per parola a raccapezzarci un po'. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Ho volutamente mosso le dita. Quante cose sono numero uno? Sono 12. 12 è un numero importantissimo, lo abbiamo tutti quanti, no? Avete mai contato quante corone stanno in testa, quante stelle stanno sulla corona della Madonna? Sono 12, giusto? Quanti erano gli apostoli? Erano 12. Quanti erano i figli di Abramo, da cui sono nati i figli di Giacobbe, non di Abramo, scusate, da cui è nato il popolo di Israele? Erano 12. Quindi 12 indica un numero di completezza e anche 4 punti cardinali, nord, sud, est e ovest, 4 per 3 fa 12, moltiplicato per il numero della perfezione. Quindi vuol dire che queste 12 cose c'è tutto il marcio che può uscire dal nostro cuore, è tutto. E che quindi tocca vari aspetti della legge di Dio, anche molti, vi assicuro, io non posso scendere in particolare, no? Però vi assicuro che è difficile sentire confessioni fatte bene che scavino in questo modo dentro il cuore profondo dell'uomo, quindi che raggiungano le intenzioni, i desideri, i pensieri, d'accordo? Noi generalmente facciamo attenzione, se ci facciamo attenzione, non lo so, a qualche azione esterna, d'accordo? Però siamo capaci di andare dentro di noi. Allora, quella è la prima cosa che dice Gesù. La prima, l'impurità. L'impurità che oggi praticamente è stata estromessa, quasi comunque, dall'esame di coscienza, perché oggi sembra che tutto sia lecito. Ma come dicevo ieri sera, nell'omelia di ieri sera, San Giacomo, la seconda lettura, ci ammonisce che presso Dio non c'è variazione né ombra di cambiamento.
Quindi, se l'impurità era illecita 50 anni fa, quindi prima del famoso 68, prima del, davanti a Dio, secondo voi, dopo il 68, dopo la rivoluzione sessuale, è che sono cambiate le norme? Quindi quello che prima era illecito, poi è diventato lecito? No. E l'impurità, attenzione, giudice, nasce dal cuore. Sono i pensieri impuri. La prima cosa che dobbiamo analizzarci, non subito, non commettere atti impuri, fermo. L'atto impuro tu lo commetti se hai avuto un pensiero impuro, se hai avuto un desiderio impuro. Guardate che la sequenza dell'impurità è prima il pensiero, poi gli sguardi impuri, poi anche una certa abitudine al parlare impuro, che non sono soltanto i discorsi a sfondo sessuale, è anche tutto il mare di volgarità, che oggi le cosiddette parolacce, dette con molta leggerezza, ma voi capite, scusate che faccio, quando i preti fanno esempi concreti, fanno sempre vedere il mal di pancia, no? Voi pensate alle parolacce, non ci pensate troppo, però tutte le parolacce volgari, quelle che quando uno apre l'enciclopedia trova volgare, a cosa fanno riferimento? Provate a pensarci. Io ci ho pensato qualche tempo fa, perché capite, la nostra salvezza è quando noi cominciamo a pensare un po', perché quando uno fa le cose sconsideratamente, questa è l'ultima cosa che Gesù dice, stoltezza, quindi fa le cose senza pensare, quindi precipitosamente oppure pensando a barbera, sbaglio. Provate a pensare a tutte quante le volgarità, a cosa fanno riferimento? O a materiale impuro o addirittura a particolari del corpo umano impuri. Provate a pensare, cominciamo a fare non quelle che, cioè, quelle che si dicono. Domanda, io non rispondo, è peccato grave o peccato lieve? Dire una volgarità brutta, non rispondo, rispondo alla vostra coscienza. Impurità, la prima cosa, dice l'impurità del pensiero, dello sguardo, della lingua, certamente anche degli atti. E qui domandiamoci, io sono capace di fare l'esame di coscienza fatto bene sull'impurità o no? Punto interesse, sono numero uno, I furti non necessitano di molti commenti, ma gli omicidi oggi si fanno, purtroppo sono organizzati, adesso non voglio fare retorica, no? Dicevo nell'omelia precedente, e se io sparlo di una persona, vado a dire a una persona, lo sai che il tizio ha fatto questo, questo, questo e questo, secondo voi, anche prima, è un peccato contro il quinto comandamento, forse oppure no? Non sto io forse uccidendo la buona fama del mio prossimo, il suo diritto all'onore? Dice, no, non è vero, questo ha fatto una cosa brutta. E per il fatto che ha fatto una cosa brutta, secondo te tu puoi andarla a dire a un'altra persona così? Quindi svelando questa cosa brutta che ha fatto, tu saresti contento se lo facessero di te? Ti capita di fare una cosa brutta, magari non stai neanche facendo apposta, il giorno dopo stanno i manifesti in tutta la pubblica piazza. Non è un omicidio questo qui? Noi pensiamo che, cioè, notate che, non sapete che c'è gente che si suicida perché? Perché l'hanno messa alla pubblica gogna, l'hanno disonorata, capite? L'onore può essere una cosa più importante della vita. Il diritto alla buona fama è sacrosanto. Chi sei tu per poterlo ledere? Sparlo, taglio, cucio a destra e a manca di inizio che adesso in tronia. Magari mi ha sentito dire, mi è arrivata la voce che questo ha fatto questo e io la secondo la sparto in giro. Sapete la storiella di San Filippo Neri, no? La sapete la storia della gallina spennata? Una volta c'era, cioè, una persona che faceva questi peccati, San Filippo dice, tua penitenza devi fare questa cosa, devi comprare un pollo, gli togli tutte quante le penne, lo spegni e poi le getti all'aria. Questo dice, ma stiamo su scherzi a parte, ma sta bene San Filippo, però dice, lo devi fare con la penitenza, non è una soluzione. E questo lo compra questo pollo, piglia tutte queste penne, lo spegna tutto quanto e lo butta all'aria. Cioè, quando hai fatto la penitenza devi tornare qua. Torna da San Filippo Neri, hai fatto la penitenza? Dice sì. Bene, adesso devi fare completare la penitenza, devi andare a prendere tutte quante le penne e devi raccogliere questo pollo, guarda come l'hai detto tu, gli riappiccichi addosso. Questo dice, e come faccio a fare queste cose? Con le penne, con il vento, dove vado a trovare? Questo fai tu quando sparli delle persone, perché tu metti in giro una voce che non
non sai che fine fa, e come fai quando a restituire l'onore che gli hai tolto? Tu è partita la voce arriva dalla decima persona, anche se volessi riparare, guarda, anche adesso mi sono sbagliato, cioè per carità, non vorrei, non ci può fare niente. L'hai spennato come una, cioè, non ci pensiamo a queste cose, vedi? Magari stai a pensare stupidaggini nella faccia di mani, ma forse noi non siamo come farisei, forse sono altre piccole cose, ma facciamo attenzione nella nostra vita, no? Adulterio, nonostante che non ne tengono veras, cioè, nell'intero novella mi raccontavano i miei nonni, mia mamma, che l'adulterio è obbligatorio, cioè non c'è una telenovela se non c'è l'adulterio, ma l'adulterio era, è e sempre rimarrà un peccato mortale, d'accordo, che porta tutto dritto all'inferno, era ieri, era oggi. L'avidità, il desiderio di beni terreni, Papa Francesco sono anni che ci sta facendo una testa tanta, questa è una cosa che a volte è un pochino trascurata. Ma io devo stare attento, cioè io sono polarizzato verso l'accumulo dei beni della terra, gli sprechi, faccio poche elemosine, non mi importa niente della gente che si muore di fame, non sono attivo e sollecito in questo. Questo è un problema, questo qui. L'eres avidas, quindi il desiderio di accumulare, non è una cosa che va bene davanti a Dio. Cioè noi i beni possiamo averli per l'uso consentito, ma anche per la sollecitudine di condividerli con chi è privo del necessario. Questo è lo stile di vita di un cristiano. La malvagità è essere cattivelli, la malizia, capito? Andare sempre a pensare male del prossimo, guardare male anche dove non ci sta, d'accordo? O essere abbastanza, come dire, facili a fare qualche cosa fatta malamente. L'inganno, bruttissima cosa, quando noi inganniamo qualcuno, quando facciamo la doppia faccia, d'accordo? Una persona che si fida di noi e poi magari la pugnaliamo alle spalle. La dissolutezza, la vita dissoluta, libertina, molto attuale. Poi c'è il peccato che quasi tutti commettono, ma quasi nessuno confessa, l'invidia. L'invidia è una cosa brutta che ci prende nel cuore, ci corrode dall'interno. Ancora, la calunnia, che è peggio della maldicenza, perché la maldicenza è dire alle spalle cose vere, la calunnia è dire alle spalle cose false e infamanti. La superbia, pensare di essersi chissà chi o chissà cosa e guardare il prossimo dall'alto in basso, e infine la stoltezza, che è rinunciare a fare l'uso del buon senso e della ragione che il Signore ci ha donato. Capite? Queste cose qui non è che ci stiamo sempre a pensare, d'accordo? Ma queste cose oggi sarebbe bene veramente prendere questo Vangelo con calma, ripensarlo e confrontarci la nostra vita, perché Gesù ti dice: guarda che se ti escono queste cose tu sei impuro. Quindi, per esempio, prima di fare la comunione, fate una passeggiatina al confessionale verificandoli bene su tutti questi punti, capite? Che magari non ci facciamo troppa attenzione, ma questa è parola del Signore, le ha nominate lui. Dice, dentro queste 12 fattispecie, come abbiamo visto, ci sono tutte quante le male piante, i mali rami di tutte le forme con cui io posso rendermi puro discostandomi dalla legge di Dio. Allora, come tante volte il Papa ci ha raccomandato, noi dobbiamo lasciarci e mettere in crisi anche da queste parole senza paura, d'accordo? Non c'è nessun problema, cioè la parola di Dio è parola di verità, quindi se ci mette in crisi, non è certamente, Gesù non ci mette in crisi per condannarci, per il punto disgraziato che hai fatto, se no non te ne rendi conto, non eri consapevole, adesso lo sai, vieni a ricevere il mio perdono e da oggi in poi cerca di farci un po' in più di attenzione, non c'è da strapparsi le vesti. Però c'è da lavorare, perché la nostra coscienza ha bisogno di non addormentarsi, di essere sempre in qualche modo sollecitata dalla parola di Dio e aiutata a crescere nella conoscenza di se stessa e quindi in una sempre maggiore tensione verso la santità. Chiediamo a Maria Santissima che in questo mai perfettamente compiuto cammino, sempre ci aiuti, ci accompagni e ci sostenga. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.